Cari amici di Elas Live, siamo in compagnia dell'avvocato Roberto Businello, una bellissima domenica mattina nella splendida piazza di Verona. Purtroppo però oggi siamo a parlare di un tema che scoccia e come, specie il tifoso del Verona che per il secondo anno consecutivo ci è visto vietare la trasferta di Napoli. Avete già capito dove voglio arrivare, il fallimento di questa tessera del tifoso. Il suo punto di vista, avvocato Businello? Quello della tessera del tifoso è un fallimento annunciato, e la presa di posizione che hanno sempre fatto i tifosi del Verona, ossia quella di sottoscriverla, non è stata la dimostrazione. Loro sono voluti entrare nel sistema per dimostrare come il sistema fosse sbagliato al proprio interno. La tessera del tifoso è stato il tentativo per non tanto imbavagliare la voce del tifoso, ma quanto per impedirgli di andare allo stadio, rendergli sempre più difficile l'accesso agli stadi. Perché? Perché evidentemente ci sono altre finalità, altri interessi, quelli televisivi uno su tutto. E il fatto che ai tifosi del Verona, pur se portatori della tessera del tifoso e quindi legittimati ad andare in ogni stadio, proprio perché lo dice la struttura stessa della tessera del tifoso, vengono impediti per la seconda volta consecutiva di andare a Napoli, accampando una scusa che chiaramente è meschina, qual è quello di un problema strutturale, quando in realtà è proprio una impossibilità da parte della questura di Napoli di gestire l'ordine pubblico. Ne è la dimostrazione più lampante. La tessera del tifoso è stato un sistema per schedare, è stato un sistema per imbavagliare ed è un sistema per impedire ai tifosi di entrare negli stadi. La tifoseria del Verona ha dimostrato la falsità di questo sistema e la battaglia deve andare avanti per dimostrare che l'unica persona che ha il diritto di entrare negli stadi è il tifoso e non la televisione. Anche perché il tifoso è rimasto l'unico vero valore di questo calcio moderno che è sempre più malato. È un calcio dove conta solo il business e soprattutto quindi monetizzare. Il tifoso infatti, diciamo, è rappresentato come un grande salvadanaio al giorno d'oggi. Certo, è una vacca da mungere, lo dimostra anche gli aumenti che continuano a fare degli abbonamenti. Il tifoso ha il valore assoluto, perché? Perché il tifoso è legato al territorio, è legato ai colori, è legato alla maglia, è legato alla tradizione della propria squadra, è legato alla propria famiglia, ai propri genitori che prima andavano allo stadio ed è legato ai propri figli che poi andranno allo stadio. Quindi è il patrimonio insostituibile ed è l'elemento che vogliono distruggere, perché evidentemente questo calcio valore deve essere sostituito da un business, da un interesse commerciale, da un qualcosa che renda soldi anche con gli stadi vuoti. Intanto oggi il tifoso del Verona è costretto, e la Lega sarà solo che contenta, a starsene seduto davanti alla televisione, comodamente in poltrona, e purtroppo, sottolineo purtroppo, circa 500 persone sarebbero state, certo, ben disposte invece ad andare a seguito della squadra di Mandolini questa, sì, sera a San Paolo, ricordiamolo, ore 18, fischio d'inizio di Napoli e la Verona. Esattamente, questo è l'imbroglio più colossale. Io ritengo che chi è portatore di una tessera del tifoso, quindi io, tutti gli altri che ne siamo portatori, potremmo anche ipotizzare contro questi provvedimenti una class action, perché nel momento stesso in cui noi paghiamo per avere un diritto e poi questo diritto ci viene negato con delle scuse protestose, siamo portatori di un interesse legittimo per ottenere dei risarcimenti anche di natura patrimoniale, ma sicuramente di natura morale, che questo sistema attuale meriterebbe di subire.